Ciao, benvenuto a questo nuovo video post, questa volta dedicato al concetto di vuoto, questa parola che ci fa tanto impressione perché chiaramente il senso di vuoto è quello che ci fa più paura e il provare la solitudine nel vuoto è una sensazione veramente molto triste, ci rende come se fossimo delle monadi. E allora, perché si prova questa sensazione, soprattutto quando si prova la sensazione di vuoto? Teniamo presente che la nostra esperienza nel mondo virtuale serve appunto a far conoscere se stessi, a ritornare a se stessi in maniera più consapevole e più integrata. Quindi la realtà virtuale ha appunto questa funzione. Che cosa succede quando invece ci si identifica nella propria proiezione e ci si dimentica della missione che ci siamo preordinati, cioè la missione conoscitiva? La mission si dimentica perché ci si dà da fare all'interno di questa virtualità e tra un da fare e l'altro ci dimentichiamo di noi stessi. Ma questo è un percorso comune. Ma quando cominciamo a sentire all'interno di questo da farsi il vuoto, vuol dire che stiamo girando in un loop cognitivo, cioè stiamo girando a vuoto. Tutte le nostre azioni non sono integrative all'interno della nostra coscienza e quindi noi sentiamo di girare a vuoto, sentiamo questa mancanza, abbiamo la percezione della mancanza, proprio perché l'identificazione con la proiezione ci impedisce l'integrazione verso il nostro vero centro, che è quello dell'essere profondo. L'essere profondo deve esplorarsi attraverso l'attività conoscitiva della realtà virtuale e soprattutto deve comprenderla e integrarla verso di sé. A questo punto che cosa succede? Che si forma un altro centro all'interno della realtà virtuale che noi chiamiamo solitamente ego e questo ego funge da monade dispersa laddove non porta integrazione all'essere profondo. L'essere profondo quindi è come se si staccasse dalla sua stessa proiezione e vivesse la proiezione stessa come staccata da sé. Da qui avviamo quella che è la virtualità. Il concetto di virtualità nasce appunto dal considerare questa sorta di separazione. Quindi virtuale, illusorio, è molto legato al concetto di separazione ed è molto legato al concetto di dualità. Ma l'identificazione nella virtualità, il cui verbo per eccellenza è l'avere, fa sì che la percezione della virtualità sia sempre qualcosa da riempire, per cui noi proviamo un vuoto. In questo vuoto abbiamo necessità di apportare a noi tutta una serie di informazioni, ma queste informazioni non devono rimanere all'interno della proiezione stessa, cioè le attività della virtualità non devono essere fini a se stesse, non devono essere legate esclusivamente al mondo dell'illusione, ossia non ci si deve credere fino in fondo all'illusione. L'illusione è solo uno strumento e funzionale alla nostra conoscenza, alla nostra comprensione. Che cosa succede invece quando ci si fa abbagliare dall'illusione, quando ci si sguazza in questa virtualità? Si ha pure la pretesa di confinarsi in questo mondo e diventare i re di questa virtualità. Ma questo mondo non esiste, quindi diventi il re di che? Ma di che cosa? Quando tu sei già re di te stesso, del tuo universo e della tua presa di coscienza. Nel momento in cui questa consapevolezza non si raggiunge, ci si sente confinati nella virtualità, ossia ci si confina nella virtualità. Ci si esilia in questo mondo costruito, in questo mondo virtuale, che è stato creato apposta dal proprio essere profondo per la sperimentazione di se stesso. Ma quando ci si incastra in questo mondo, che cosa succede? Ci si alza una serie di barriere affinché questo ego solitario che sguazza in questa virtualità possa essere l'unico e solo dominatore di questo sistema, che però non è integrato con il sé.
Quindi noi proiettiamo una falsa realtà in cui ci identifichiamo e poi mettiamo pure un centro all'interno di questa falsa realtà che eleggiamo a re di questa virtualità. A quel punto, siccome anche il re di quella virtualità, il centro di quella virtualità è illusorio, noi ci sentiamo vuoti perché effettivamente siamo virtuali, siamo finti. E perché nel momento in cui siamo finti, siamo anche tristi. Siamo tristi perché abbiamo questo vuoto profondo, ci sentiamo soli e abbiamo bisogno della compagnia fisica dell'altro, perché l'altro non viene guardato più come una parte coscienziale da integrare in sé, non viene guardato più come una parte di sé. Perché è quel centro virtuale che adesso guarda la realtà e la guarda in modo staccato, in un modo separato, in un modo diviso. Quindi l'altro si deve possedere, si deve avere. E ritorniamo a un concetto che ho detto in un post precedente legato al verbo avere, che questo vuoto viene colmato necessariamente con l'avere. Questo perché questa falsa realtà che noi abbiamo creato non viene integrata all'interno del proprio sé. Ci si sente nel freddo, nella solitudine, nel buio e quindi si rimane inconsapevoli. Perché la sensazione è quella sgradevole del freddo, della tristezza, del vuoto? Perché l'essere profondo comincia ad andare in sofferenza, cioè una sofferenza non integrativa. La realtà viene vista staccata da sé, ma non viene compresa. È un essere profondo che si trova ancora in una situazione originaria che non riesce a conoscere se stesso. E non riuscendo a conoscere se stesso, pur avendo miliardi di possibilità di esplicazione, rimane solo impotenza, cioè rimane alla fine impotente di fronte a questa realtà che lui stesso ha costruito e si dimentica pure di averla costruita, perché non interagisce più come dovrebbe all'interno di questa realtà. Si alzano una serie di barriere e tutte queste barriere che noi andiamo ad alzare no, ci impediscono l'integrazione coscienziale, ci impediscono l'interscambio, ci impediscono l'empatia, ci impediscono il feedback, ma ci impediscono cosa? Noi ci impediamo questo. Dalla prospettiva della virtualità sembra che la virtualità stessa ci impedisca questo, che l'altro non ci venga incontro, che l'altro non ci dia amore, che l'altro non possa essere capace di capirci. Il problema è inverso, invece. Siamo noi che non capiamo che quella è la virtualità e che l'altro siamo noi. Ciao, al prossimo post. Ciao, ciao.